Ultimamente quando si parla di green ecola automaticamente scatta il sorriso, ma come mai? No, come Legambiente abbiamo seminato tanto l'anno scorso provando a creare questi due centri, il Green Hub a Cava dei Tirreni e Cartarte qui a Pellezzano. Ci è andata bene, ora sono avviati entrambi i centri, sono due poli di innovazione, di crescita per i giovani, dove li aiuteremo insieme ai partner di progetto a trovare lavoro. Trovare lavoro grazie alle leve offerte dall'economia circolare e dalla green economy, perché l'ambiente non è solo rispetto dei nostri territori, ma oggi sempre di più è un'opportunità. Un'opportunità per i giovani di inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi chi approfondisce le tematiche ambientali, chi sta nei contesti come quelli di Legambiente, oggi ha più opportunità di crescere anche professionalmente. Qui quante persone potrebbero essere coinvolte in questa strategia di questo polo pellezzano? Cartarte, questo polo di innovazione e crescita sull'economia circolare, coinvolgerà 80 giovani nei primi 4 laboratori, più altri 30, quindi, ma solo con la formazione. Poi avremo eventi, mostre, seminari in questo splendido teatro, quindi saranno coinvolti 200-300 giovani da tutta la regione, non solo da Pellezzano. Il progetto nasce soprattutto per valorizzare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, anche imprenditoriali. A Pellezzano insiste un importante insediamento industriale che è la Cartesar, che è un'azienda leader nella produzione di carta e cartone, e quindi parliamo di economia circolare. Partendo dalle eccellenze del territorio abbiamo fatto in modo di costruire un progetto che rientra nel finanziamento di Benessere Giovani per valorizzare le nuove opportunità attraverso la valorizzazione dell'ambiente. Sicuramente il polo attrattivo che è stato creato sull'economia circolare qui a Pellezzano ha l'intenzione di formare i nuovi giovani per creare delle start-up innovative nel settore dell'economia circolare. Si può fare impresa salvaguardando l'ambiente ma soprattutto creando occupazione. Noi abbiamo voluto mettere insieme tutti e due gli eventi, quello che più importante è che svolgeremo da qui a poco con il presidente di Confindustria Nazionale Zoboccio, con la Regione Campania e con l'Università degli Studi di Salerno, perché crediamo che da Pellezzano, dalla Valle dell'Irno, ci possa essere un importante impulso di sviluppo, ma soprattutto ci deve essere una risposta da parte delle istituzioni centrali affinché le infrastrutture diventino operative, non si fanno più proclami, ma si entra nel vivo dei cantieri, si sblocca l'economia del territorio per cercare di stimolare anche nuovi attrattori ad investire sul nostro territorio e quindi, come dicevo poc'anzi, a dare occupazione ai giovani, che è la piaga più importante al momento. Se dovesse ipotizzare un'infrastruttura oggi, immagino che sia il raccordo Salerno-Avellino che debba essere potenziato, no? Se deve pensare a un'infrastruttura di crescita effettiva. Il raccordo Salerno-Avellino sicuramente ormai è un'esigenza sentitissima dal territorio. Basta vedere i dati di incidentalità sul raccordo Salerno-Avellino, è un vero e proprio imbuto, denominato l'imbuto d'Italia. L'abbiamo portato in Regione Campania, abbiamo portato al Ministero delle Infrastrutture, ci dicono che è finanziato dal CIPE, spero che si entra nella fase della gara per la progettazione, ma anche nella fase più importante, perché ci sono i lavoratori che attendono l'apertura dei cantieri della Salerno-Avellino. È un asse strategico per l'intero paese, ma noi stamattina abbiamo anche la necessità di dire al Presidente De Luca di continuare con caparbietà sulla realizzazione della linea di metropolitana che collega la città di Salerno all'Università di Fisciano, che Pellezzano